montagna, la penisola francigena, e mi piace scoprire il territorio intorno a me, e quindi ho cominciato a camminare vicino a casa mia, dietro casa mia, per scoprire il mio territorio e riscoprire. È una cosa lunga, quindi piano piano spero di mappare mentalmente e geograficamente tutto il mio territorio e conoscerlo sempre più a fondo. Camminare nei sentieri, nei boschi che ci sono intorno a casa mia, mi dà una sensazione molto forte, perché il paesaggio esprime secondo me qualcosa di profondo, e l'uomo ha modificato il paesaggio nella storia e l'ha modificato per il suo lavoro, per viverci. Camminando in questi luoghi si percepisce proprio tutto il carico di storia e di fascino che la natura, che a volte in abbandono, esercita sulle persone. Una mia amica mi ha fatto vedere che esisteva questo concorso e ho subito pensato che fosse il concorso adatto a me, perché mi piace sia camminare sia ho la passione del cinema. Quindi ho cercato di unire queste due passioni che ho e è venuto fuori questo lavoro. Un fascio di sentieri che è praticamente sopra casa mia, che veniva usato fin dal Medioevo per dalla Piana di Lucca andare in Garfagnano, viceversa da pellegrini, viandanti, commercianti. È una via storica più che altro. Bisognerebbe fare più informazione, insegnare anche tramite, non solo sul sentiero, ma anche su internet, le tracce, renderle visibili a tutti, insomma, renderle più semplici da ricercare e da esplorare.